Gli artisti sono poveri come vedova che lavava i tavolini a San Marco, cioè c'è tutta una cultura di persone che hanno, sono uscite a sopravvivere alla guerra, quindi una dimensione di povertà e di fisicità completamente diversa. Così, sempre la finestra, in fondo è la finestra. Ora, a un certo momento, carica, mi sono accorto in questo momento di messaggi, questi fatti, queste stratificazioni di messaggio, mi sono accorto che tutto sommato, vero, non stavo più dentro in nessun modo. E poi perché sempre così questo rituale? Perché non così? Perché non consegnare anche qui il gesto? Perché non consegnarlo anche qui il gesto? Uscire questo messaggio doveva venire avanti, inserirsi nel territorio. Beh, fondamentalmente il lavoro di vedova parte con un'attenzione al gesto del barocco. Negli anni 30 lui va giovanissimo a riprendere l'architettura barocca di Venezia e quindi un gesto molto organico, molto fisico, molto sensuale. Il barocco ha proprio questa caratteristica di sensualità e si porta a questo gesto per tutta la sua attività. Quindi ha una condizione quasi di gestualità molto sensuale, ma anche molto arrabbiata, molto aggressiva. Emilio rimane ancora connesso con la tela in quasi maniera pollockiana, la maniera di Pollock, quindi la tela riflette il suo corpo e quindi il suo gesto e così via. Quindi ha un'unicità diversa dagli americani, perché gli americani usano fondamentalmente anche i colori tipo bianco e nero come Franz Klein, mentre lui porta dentro il colore di Venezia, i colori forti, il rosso, il giallo e così via. Quindi c'è una connotazione europea che è diversa dalla connotazione americana e c'è una connotazione italiana che è diversa dagli altri europei. È una città surrealista. Dico surrealismo nel senso di evasione, di un'evasione piuttosto monotona, malinconica, nostalgica. Sono molto tradizionalisti i veneziani, ammalati del loro passato. Le grandi famiglie venete erano dentro il farsi costruttivo della realtà. Ma oggi le grandi famiglie dormono, in lunghi sonni. La società veneziana è molto noiosa. Durante tutto l'inverno giocano a carte, un sacco di stupidi giochi, e non coltivano nessun interesse culturale o artistico. Certo, sono figlio di Tintoretto, come sono figlio di Goya, di Daumier e del Picasso di Guernica, dell'espressionismo e di Dada Berlin. Per cui queste cose, questi plurimi, questi oggetti, il movimento, sono un omaggio a Dada Berlin. La Berlino democratica di Otto Dix, di Beckmann, ho cercato questo spirito. Di pittori nel mondo moderno ce ne sono tanti, pittura, nel senso questo è finito. Non mi diverto affatto. È più forte di me e arrivo all'espressione proprio perché a un certo momento per i quanti che tu hai dentro e perché devi in qualche modo sputare la tua bestemmia. Ho voluto riepilogare questo momento della paura e della distruzione. La paura ieri, la paura oggi. Questo è il significato del mio messaggio, contro tutte le esaltazioni tecnologiche alienate per una difesa dell'uomo, della sua integrità, di tutta la sua umanità, di tutto il suo giudizio.